Vedo di nuovo collegato Fulvio Damiani con Ugo Intini, portavoce del PSI. Ecco, sì, abbiamo Intini, benissimo, e stavamo appunto commentando l'ultimo dato d'Ocse e stavo chiedendo a Intini se era soddisfatto di questo dato rispetto all'attesa del partito. Il partito probabilmente ha guadagnato rispetto al Senato, perché noi la volta scorsa nell'87 avemmo, se ben ricordo, il 14,1 insieme ai socialdemocratici e ai radicali in alcune regioni importanti, e quindi i socialisti da soli probabilmente presero meno del 13,5, quindi noi abbiamo guadagnato qualcosa. Naturalmente il terremoto investe tutti i partiti e non i socialisti, e questo ci può confortare, ma il quadro complessivo è di una difficile governabilità. Per la Camera, lei pensa che il dato migliorerà per il Partito Socialista? La volta scorsa fu così, io spero che migliori. Qui da studio più volte si sono interrogati i colleghi, i direttori di giornale, il nostro direttore Vespa, su che tipo di aggregazioni, non dico ancora di governabilità, saranno possibili rispetto ai dati che abbiamo. Lei che dice? Ma io dico che alcuni grandi giornali hanno fatto una campagna di stampa mirata a favorire un voto ai repubblicani e un voto di protesta in generale.